Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non fate caso a come impostato tutto qui sul divano, ma proprio non c'avevo voglia di sistemare il divano oggi. Comunque è stata una mattina, cioè ci siamo svegliati prestissimo nonostante fosse domenica, ma ce la siamo presa bella con calma e adesso vogliamo andare a fare una bella passeggiata con i bimbi. Però c'è un problema, è qui, anche se tra moglie e marito non mettere il dito, io voglio una vostra opinione, perché io ho tutte le cosine che dobbiamo portare. E c'è un fatto, e cioè queste due pettorine, perché ancora dobbiamo prendere una pettorina, cioè ancora dobbiamo comprarne una appositamente per lei, ma io ho queste due, diciamo, in più, oltre a quelle che userò per Uncino e per Emma, queste due. Ora, siccome lei è una femminuccia, cioè secondo voi quale andrebbe meglio? Perché ancora Marco questa non me l'ha fatto usare nemmeno una volta, mi fa sempre mettere questa da maschio. Cioè, non è proprio da maschio maschio, però secondo me questa è più graziosa e Marco per oggi posso mettergli questa? Certo che no. Dai, io l'adoro almeno per una volta, non gliel'ho vista nemmeno come gli Va bene, ma sta. poi mentre passeggia la liberiamo dove andiamo. Se si caccia da sola e se ne si butta da qualche parte la perdiamo, non sono stato io. No, questa non si toglie, non se la toglieva nemmeno Uncino. Secondo voi, un parere su questa cosa? Non so nemmeno se gli va, perché ancora non gliel'ho mai provata. Ma sicuramente non gli va, amore. Se ci provi a Speriamo fare, che non gli gli va. va. No, non gli va. Allora, no, gliela devo solo sistemare. Vince! Ma perché non riesco qua ad allargarlo? Ragazzi, cioè, non è per qualcosa, ma quando mi scriverete qui nei commenti quale preferite e cosa pensate di tutto, cioè, guardate com'è bella! Così sì che è una femminuccia, così sei proprio una femminuccia. Io ti amo tanto. Guardate come se le prende le coccole. Coccolo, no, no. Non fare quello castigato perché non ti sto facendo niente di male. Che tristezza. Yeah, Cane triste, è bravissimo! scappato via. Vieni, amore. Allora, è muccia. Non mordere. Dai, non mordere. Lei è mordicchia. E infatti già questo povero collare è tutto mordicchiato. Gli va larghissimo, ma era il più piccolo che abbiamo trovato in negozio. Ma lei non vuole crescere. Dice, ma chi me lo fa fare a crescere? Allora, ok. Siamo pronti! Io l'ho chiamata Regina perché baronessa mi sembrava brutto. Praticamente, cioè, tutti quanti camminano belli tranquilli con le loro zampe, invece lei, cioè, la devo prendere in braccio oppure l'alternativa è trascinarla proprio facendola strisciare perché lei si mette a pancia in su e quindi l'alternativa Stiamo è scoprendo perché sei trascinarla a cicciottella. pancia in su. Comunque gli sta benissimo, ragazzi, è bellissimo, anche se non si vede tanto col pelo che ha. Ma comunque, tu devi camminare con le tue sampette. Sampette. Andiamo? Concluso, andiamo, dai. Dai, che il tanto sole se ne va. È da un'ora che mi canti sta canzone, Dio Amore, santo. ma se il sole se ne Come va non è mettere colpa mia. l'ansia a una persona? Gina, sei l'unica libera e sei l'unica seduta. Non per Bravissima! niente libera. Bravissima! Cammina un po', cammina che ti va bene, Aspetta, cammina, aspetta. cammina. Emma? Emma, vieni! Vieni, Emma! Vieni! Vieni! Ehi, hey, Regina? Vuoi? Vieni! Vieni, Unci! Uncino? Bravo! Sai che ti schiaccio! Mi cammini troppo, Regina! Guarda, si è allontanata! È a più di un metro di distanza! Almeno un metro e mezzo. Complimenti! Che cos'era? Chi è toccato? Non lo so, ho lasciato le salviettine in macchina. Ora per tutto il tempo starò così. Con la mano invalida. Non ho niente per pulirmi. Mi posso Uncino, ma pulire addosso a tu sei pazza. te? Dai, ti Ma lui lo prego. posso liberare? Non lo so, ho paura. Vabbè, proviamo. Paura di cosa? Che ne so, si butta a mare? No, a mare non si butta. No, in effetti, dai, libero anche lui. Tanto lui il richiamo lo sa. Sì, il richiamo lo sa. Uncino, guarda, c'ho i premietti, quindi quando ti chiamo, dico, vieni, ti do il premietto. Mi se l'è preso subito, Fermo, fermo. Ok, vai. Buttati a mare. ok,
Oddio. Abbiamo perso un cane. Uncino, amore. Se qualcuno lo trova, lui si chiama Uncino. Vieni, Uncino. Prima gli date uno schiaffo nel culetto. Così capisce che degli estranei non si deve fidare. Uncino, vieni. Poi ce lo tornate. Anche un pezzo alla volta va bene. Più o meno recuperato il malcapitato. Non ho ripreso perché c'erano botte da Rocky Balboa 4. Sì, infatti non vedete, poverino. L'abbiamo massacrato. Lei nel frattempo rincorreva Giulia, quindi ha fatto anche un po' di maratona. Non fa mai male. Vieni, Unci, vieni, 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 vieni. Bravissimo. Partito di nuovo. Uncino! Muovili che glutei, muovili. Che c'è un altro cane là dentro, ecco perché il disgraziato ci va in continuazione. Ok, se lui lo attacchiamo? Lo attacchiamo al muro? Sì. Allora, lui è voluto tornare al guinzaglio di sua sponte. Mi ha detto: papi, mettimi il guinzaglio perché è libero, non ci riesco a stare. Corro troppo, troppe distrazioni. Tu mi chiami, con questo vento non ti sento, sennò sarei venuto sicuramente. Lei vuole stare in braccio perché... È piccola. Perché? Perché? È piccola. Perché? Ma sei piena di sabbia, amore mio. È tutta matta. Lei tra un po' avrà la lingua di fuori perché... Comunque, capite? Ma questa non è vita. Comunque, capite, lei non è andata dall'educatrice cinofilo, ok? E lui sì, quindi... Ma tu eri tanto bravo con il richiamo, oggi che ti è preso? Hai visto la spiaggia, il mare, hai pensato, ah, estate, libertà... Libero un po' lei, così, vabbè, una alla volta liberiamo. Sì, conviene. Ok. Allora... Siete brave, siete brave... Bravissimo. Amore. Quella con chi sta giocando? Ecco perché è piena di sabbia. Non lo sa nemmeno lei. Con chi stai giocando? Con le cose che volano col vento. Yeah, brava. Andiamo. Ossetti della Oasi, che come vedete sono veramente piccoli, però a loro io glieli spezzetto, cioè li faccio ancora più piccoli perché loro sono piccole. Giustamente. Cugino, vieni, 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 vieni. Ah, bravo. Che gli possiamo far fare per farle divertire un pochino? Facciamo tipo, io ho portato questo, vediamo se lo prendo. Sì. Ok. Dov'è? Dai, l'ha trovato, non l'ha preso. L'ha trovato ma non l'ha preso. Vuoi? Vuoi? Prendilo. Brava. Allora, lo lancio un poco più lontano, ok? Prendilo. Bravissima. Ma sai che fai se riesci? Dai. Tengo qua con me, le distraggo, ti allontani e poi le chiami. Ok. 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 Arriva, amore. Tu avresti perso, lo sai, sì. Ma chi hai visto che sei tanto distratto? Ah, altri cani. Sì, Emma, sì, sei piccola quanto quel pezzettino di legno, andiamo. Sì, proprio con il tuo amore mi riempi il cuore.
cuore di gioia, proprio un amore che mi dimostri. Non lo dimostra, però mi ama. Non è bravo a dimostrare i suoi sentimenti. È che lui, nonostante sta in casa con altri cani, appena vede un altro cane dice: oddio, finalmente un mio simile. Ci vado. Non li vede mai. Non capisce più niente. Ci passa le giornate insieme ad altri tre cani. Poi c'hai tante varietà, c'hai la piccola bianca, la cicciottella nera, hai un'altra femmina che è 20 kg più di te, anche più di 20 kg. Cos'è questa cosa? C'è da bruciare. Ma che c'è là dentro? Non ne ho idea. Praticamente Emma nelle impronte ci cade dentro, per quanto è piccola. Abbiamo perso l'osso rosa di Emma. Bene, andiamo a cercare l'osso. Questo vlog si intitola La ricerca dell'osso rosa. Non sa che si cosa, non è vero. L'hai visto nel video dove ci trovavamo quando io ho lanciato l'osso? Sì, ci trovavamo tra quella casa là bianca e poi la gialla lì fuori. Andiamo. Però amore, io nel video ho visto una cosa. Cosa? Mentre riguardavo le immagini tu mi dicevi: distraile con l'osso rosa. E io mi allontano. Ti ricordi? Sì. E quindi mi sa che l'avevo messo in tasca. E lo stiamo cercando da un'ora. Va bene, basta. Cioè, amore, ma dai, perché non hai controllato? Perché parlavamo che tu eri là che giocavi con i cani. Non hai... Forse mi è caduto quando l'ho preso in braccio. Perché tu ce le controllavo a fare, ce l'avevi tu l'osso. Poi ho visto che mi dicevi: tieni, distraile con l'osso. Ho detto: ma non è che ce l'ho in tasca io. Meno male che ho avuto l'idea di riguardare il video per capire dove cazzo. Vabbè, ma capita, vero? Emma, sarebbe capitato a chiunque, vero? Emma è tutta sporca. Sì. Amo, prima di andare dal Cablanet, facciamo qualche fotina con i cani che siamo qui. Sì, facciamo qualche fotina. Sono belle le foto a mare. Aspetta, Marina. La Muccia si è combinata proprio con... Alla grande. Cosa. Alla grande. Aspetta, piccola mia. Giusto per togliere il grosso. Comunque ora stiamo andando da Arcaplanet, che lei ha finito le crocchette. Però non voglio un po' troppo esagerare con le salviettine, perché lei si è presa un po' di freddo. Quindi se la bagno troppo, poveretta, poi è troppo freddo. Io ho tolto solo il grosso, poi a casa, quando siamo al caldo, la finisco di pulire. Prima ci siamo fermati per fare una cosa top secret, però non ve la posso dire perché sennò lui mi uccide. No, no, non ho detto di cosa si tratta, amore. Ci vuole privacy nella vita, un po' di privacy. Ma, no, un po' di privacy. Non ho detto niente, quindi non te la puoi prendere con me, ok? Una cosa che non si può assolutamente dire. Lo so che lo trovo. Secondo... Lo so che lo trovo. Non la metto, te l'ho detto, te l'ho promesso. Secondo me non c'era niente di male, però lui si vergogna, quindi non lo possiamo mettere quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una cosa veramente... E ora siamo Darkplanet, yeah! Sto un po' in difficoltà. Lei sta un po' in difficoltà. Allora. Emma, andiamo! Ma non puoi essere vero, tu. Che fanno le cose, papà, che fanno le cose. Che bella, quanto tempo c'ha? Più di 3 mesi. Come diventa? Sembra un po' più piccola di lei. Questa è la scena di tutti i giorni. Gente che si ferma per fargli le foto. Eccone un'altra. Poi questi ce li ha Maria. Sì. Dai, che dobbiamo prendere i croccantini. L'hai trovati? Aspetta, e qua ci siamo incastrati. Eccoli là. Dov'è? Adulta. La Chihuahua. Papi. Perfetto. Papi. L'abbiamo trovati. Non riuscivamo a trovarli da nessuno. Guarda l'intreccio. Ok. Che facciamo?
qua c'è un... Prendiamo delle scatolette, dai. Un groviglio. Ok, prendiamo le scatolette. Tacchino. Ok, quanto ne abbiamo prese? Poche. Tutte monge, questo giro, diciamo, abbiamo preso tutti i gusti possibili di monge. Però di solito variamo anche con la marca, invece a sto giro no. Tanto questi monge gli piacciono tantissimo a loro, quindi va bene così. Oddio, aiuto! Possiamo andare! Possiamo andare! Vieni Emma! Vieni Emma! Che hai preso? Questi qua li ho presi per Roxy, che anche se non ce la possiamo portare, io la penso sempre, perché io ogni mattina gli devo dare uno snackino e li ha finiti quelli che aveva, che erano... di che cosa erano? Purina Friskies. Friskies. Purina Friskies. Questi non li abbiamo mai provati, però Trixie di solito è buono, quindi glieli faremo assaggiare domani mattina. Mi piace. Vieni Emma. Mi piace questo. Penso di sì, dai. Ci stanno. Un cino sì, magari lo... non ci entra, ma tanto non sta mai, sta sempre sul divano. Che dici? Gli potrebbe piacere. Questa costa 24 euro, la mettiamo tipo nel tavolino? Sì, sotto il tavolino. È perfetta. Che bello, abbiamo trovato una cuccetta, amore mio. Però sono contenta perché quella cuccia ci serviva, perché comunque essendo che a volte dimentico la cuccia in veranda e poi... siamo senza cuccia, dobbiamo andare in veranda, però magari fa freddo perché è sera, tu non scendere dalla macchina. E quindi niente, sono contenta che l'abbiamo presa. E adesso andiamo tutti a casa, così facciamo pranzo, che io sto morendo di fame. Loro hanno mangiato, io no. Nemmeno io. E niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto venire con noi in questa domenica. E se è così, lasciateci un bel like, così almeno capisco se i video vi piacciono oppure no. E niente, se non vi siete iscritti al canale, se vi fa piacere iscrivetevi. E ci vediamo domani per il prossimo video.